Havana Club contro Zenit 4-0 per i russi. Andiamo da Masturzo. Masturzo, autore di una tripletta, giusto? Sì, tripletta. 4-0 per voi, gira bene la squadra. Sì, sì, gira bene, anche se all'inizio, nonostante fossimo in superiorità, abbiamo fatto molto fatica ad attaccare. Loro si chiudevano, giocavano con quattro uomini dietro la linea della palla, è stata dura, però poi alla fine abbiamo macerato il nostro gioco e siamo in vantaggio meritatamente. La tattica del secondo tempo? Continuare sulla stessa strada, non molliamo mai, anche se siamo 10 gol sopra, continuiamo a giocare anche perché ci dobbiamo divertire. Ok, buona fortuna nel secondo tempo. Grazie. Andiamo sull'altro fronte, da Mazzi. Marcello, 4-0 per lo Zenit, l'Havana non sta giocando molto bene. Vabbè, abbiamo tutto il secondo tempo, ci possiamo riprendere. Purtroppo sono stato in inferiorità numerica fino a per metà primo tempo perché ho fatto tardi. E secondo te, diciamo, la tattica, la cosa che è mancata degli Havana, qual è? Il secondo tempo. Diciamo che abbiamo concluso poco in porta rispetto agli avversari, quindi dobbiamo cercare di pressare più avanti. Ok, buona fortuna. I migliori in campo, Missanelli, MVP, e Cannavale, migliore dei suoi. Partiamo prima da te. Vittoria schiacciante per lo Zenit, diciamo l'Havana del finale si è spinta. Squadra, hanno giocato bene, siamo partiti male senza uno, siamo partiti tutti incazzati, arrabbiati. Questo ci ha penalizzato. Loro giocano bene davanti, questo fisico molto imponente. Abbiamo messo. Secondo te cosa è mancato, diciamo? A noi ci è mancato l'uomo all'inizio e quindi siamo partiti già mentalmente male, siamo tutti arrabbiati. Poi naturalmente loro erano più forti di noi pure tecnicamente e la partita l'abbiamo persa. E senti una cosa, a chi vuoi dedicare la prestazione? Hai già perso, quindi dedico alla squadra, spero che serva la squadra magari nella prossima sessione del torneo che giochiamo meglio. Spero di rivedervi perché siete un ottimo organico, nonostante la brutta sconfitta di oggi nel girone vi siete fatti rispettare. Ci saremo alla prossima della Samba e cercheremo di fare meglio. Ok, buona fortuna. Grazie, ciao. E ciao. Complimenti ancora. Missanelli finalmente MVP con la medaglia al petto. Sì, sì, assolutamente, è un sogno che si avvera. Non pensavo di essere i migliori in campo, anche perché comunque teniamo dei mostri calcistici avanti. Alta qualità. Alta qualità, però diciamo alla fine l'esperienza conta sempre. Vediamo un gattone che viene da dietro. E un capitano, c'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano, un capitano. Lasciatelo stare, vieni capitano. Non tagliare niente, mi raccomando. Mi stavano violentando. Parliamo della partita, perfetta. Ecco, un grazie a questa persona che ha messo su, ma non solo ha messo su, ha mantenuto in questi 3 anni e mezzo un gruppo di veri amici. Grazie capitano. Complimenti. Parliamo di questa partita perfetta. Sì, no, è... meccanismi giusti in difesa, in attacco. No, diciamo questa volta schieravamo in 3 anni e mezzo forse lo Zenit più forte che possiamo mai avere, i fratelli Masturzo, i fratelli Missanelli, quindi diciamo veramente una partita perfetta, anche se diciamo potevamo ancora fare almeno un 4-5 gol se non fosse per l'egoismo oppure per diciamo la poca propensione a passare delle nostre punte, delle nostre star. Ok Milano, dedicami questa medaglia, questo migliore in campo. Allora, questa vabbè, diciamo la dedico a tutte quelle persone che oggi dovevano essere qua, i nostri tifosi, che per motivi anche di orario non sono potuto venire perché erano alle 10 e adesso alle 11, e vorrei lasciare diciamo giusto una frase che vince sempre chi più ci crede. Ok, con questa perla salutiamo Missanelli e buona fortuna alla Zenit.